La cura dell'autismo e il ricorso all'umanizzazione nel percorso diagnostico-assistenziale al centro di un meeting all'ospedale San Raffaele di Roma. Giorgio Pacifici. Stabilire quali siano i criteri di umanizzazione e di empatia nell'assistenza di chi soffre di disturbi dello spettro autistico non è cosa semplice, perché le persone coinvolte lo sono non solo per un breve o medio periodo, ma spesso per l'intera durata della vita dei pazienti. Farlo è ormai però una necessità. I percorsi sanitari prevedono infatti un accreditamento delle strutture in base a elementi di valutazione su principi come la relazione coi medici nella cura del soggetto autistico. Al San Raffaele di Roma i massimi esperti si sono confrontati sul tema. Noi faremo una ricerca nelle nostre strutture con un questionario ad hoc. Dimostreremo che è possibile dare una misura all'umanizzazione. È fondamentale stabilire con chi soffre di autismo un rapporto di completa fiducia affinché si possa affidare serenamente a chi cerca di curarlo. È necessario che l'intera società si prenda cura di chi è più disabile perché non viva nella solitudine, nell'abbandono.